Professor dottor Emerito Sprunzo! No, mi scusi, ma perché? L'ho pregata già più volte. Emerito. Innanzitutto, io gradirei che tra l'emerito e il mio cognome lei inserisse le mie docenze. Sono quelle che sono emerite, non sono io, povero essere di carne, cenere. Ero e ce ne tornerò ad essere. Professore, non si butti giù. Quella che è emerita è la mia cultura. Ecco. È emerito l'essere io docente di storia dell'arte alla normale di Pisa, storia della pittura rupestre, della pittura murale, della pittura lavabile a rullo, a fresco, a caldo, a tiepolo. L'ha detto! Io poi gradirei che lei fosse un tantinello più asciutto nel presentarmi. Capisco tutta la sua buona volontà nel darmi onorificenza che non mi competono assolutamente. La stimo, professore. Certo, però basterebbe che lei appunto elencasse le mie docenze senza aggiungere altro, perché non mi compete l'essere granduff. Non sono mai stato Non è stato granduff. Sarò granduff. Non ci tese mai. Non mai ci tesi. Senta, non professore, ci tengo né ci terrò. No, ma siccome il professor Sgarbi ci tiene. Non pronunci quel nome disgraziato anche questa mattina. Prenda il giornale. Eccolo lì, che sul giornale. Sogghigna beffardo a fianco alla Marzotto, quel bambacione frallatone, sellerone capacchione del professor Tirolese. Vede, la fa star male. Ma lei non è stato invitato alla festa in Val Fiscalina? Ma non ci tengo, non ci tesi, non ci terrò mai. Mai, va bene. Si figuri, se vado in Val Nerina, dov'era? Fiscalina. Val Fiscalina. Per quanto in Val Fiscalina esiste una stupenda pieve del 400. Diciamolo. Dove si possono ammirare alcuni capolavori. Del Grana? Del Grana, sì. Anche pianto, nella commozione! Emerito Sprunzo! No, è qui casca l'asino. È qui che cade l'asino, che si prostra la bestia. Voglio dire, lei fa tutta questa inutile e superflua circonlocuzione. Ma perché è superflua? È così bella. Eh no, basterebbe che le dicesse, professor Oscar Guido Orso Maria Sprunzo, emerito docente di storia dell'arte alla normale. Ventriglia, mi guardi attentamente. Docente di storia dell'arte, quando faccio il via lei parta con la... Docente di storia dell'arte alla normale di Pisa. Sì. Docente di storia della pittura rupestre, della pittura murale, della pittura lava... Ma non ci siamo capiti neanche questa volta. Dio santo, eppure non è difficile. A rullo. Quanti anni ha passato lei a studiare da regista? Lo so, deve avere pazienza, professore, è giovane. Quanto manca alla fine di questa trasmissione? Mancano 10 minuti. No, quanti giorni? Non saprei, professore. Noi andiamo avanti fino al 29 settembre a San Michele. Dire che sono saturo è usare un eufemismo. Cioè, non ne può più, vero, professore? Ecco. Orbene, dunque, anch'io ho una dignità, anch'io ho un cuore. Professore, prima di passare al suo esposto... E già siamo partiti con il piede sbagliato, evidentemente. Non già è difficile affrontare professore. Un excursus critico, ricreare un'atmosfera decente all'interno della quale io possa espletare la mia funzione in questa trasmissione, che dovrebbe essere quella di fare cultura. Come? Che deve fare? Cultura. Alla francese, professore. Professore, non gridi perché mi sveglia Carrani. Allora, quella foca si sveglia anche lei, bambacione, frallocco, non sente il cazzo. Dunque, professore, prima di iniziare col suo excursus critico, io vorrei che lei giudicasse questo nuovo studio dove noi siamo stati, siamo ospitati oggi per questo programma. Se viene di là, le mostro la regia dove lavorano Delmo Savi e Maurizio Ventriglia. Venga, professore. Ah, interessante. Ecco, estremamente interessante. L'ambiente... Di che epoca? Siamo decisamente sotto il livello del mare, siamo. Sì, direi sotto di sì. Sotto il livello del Tevere. Sì, direi di sì. Sì, sì. Da che sì, cosa sì. Lo arguisce, professore? Dalla muffa, evidentemente. Ah, ecco, pensavo dagli affreschi. Dalla muffa, dall'acqua che sgorga copiosa attraverso queste fenditure. Sì, professore. Mi può dire, per favore, se riesce a decifrare questi... In età medievale sicuramente ci deve essere stato un insediamento umano. Sì, questo da che cosa lo... dai graffiti? Da queste catene alle quali sono ancora attaccati resti umani. Dei tecnici di produzione di un tempo. Ma certo. Questi graffiti artistici che vedo sui muri, lei riesce a decifrarli? Vediamo un attimo. Sì, cosa riesce a... Dovrebbe essere latino questo, se non vado errato. O latino o greco antico anche, perché vedo degli... Texum qui legit. Professore... Eh sì, è latino. Faccia spolverare una legge. È latino. È latino, eh? Deve essere stato un insediamento paleocristiano della prima Rai. Della prima Rai, quella della riforma. Sì, sì, sì.
Anche vede? Queste lastre tombali che lei va calpestando. Ecco, di chi si tratterà? Di antichi? Antichi direttori. Antichi proprio. Presidenti. Proprio. Beh. Interessante, estremamente. Mi piace. Vede, dovrò parlarne con l'assessore alla cultura. A cultura. E anche col sovrintendente. Il sovrintendente, sì. Bene. Possiamo tornare quindi nel normale studio dove... Molto interessante. Mi piace. Non credevo che la RAI affondasse le proprie radici così indietro nel tempo. Ecco. Sì, sì, è un'azienda antica e gloriosa. Professore, allora, l'excursus critico su Giovan Battista Grana, detto il parmigiano. Dunque, abbiamo lasciato, se non vado errato, il Giovan Battista Grana, detto il parmigiano, alle prese con il verdicchio. Sì, ieri abbiamo, giovedì cominciamo a parlare del dell'incontro col verdicchio, ieri ne abbiamo parlato a lungo, il verdicchio poi di chi è in realtà? Ora, la verità vera sul va verdicchio. Detta una volta per tutte, il Giovan Battista Grana non mal sopportava il verdicchio a dosi... Gli rimaneva un po' sul... Sì, sullo stomaco. Non fu un rapporto facile tra i due. Tra il verdicchio e il parmigiano. Voi siete a bottega parecchio col verdicchio. Preferiva? Il Montalcino. Ma non c'è paragone, evidentemente, col Brunello di Montalcino, che fu suo compagno per svariati anni. Per via del a Rosso. A cavallo tra il 1442 e il 1440. Ah, in via a ritroso. Andava a cavallo a ritroso. A cavallo, però a ritroso. È una tecnica particolarissima, quella di andare a cavallo a ritroso, che solamente il parmigiano era in grado di mettere a punto. Conosceva. Mentre col verdicchio mal si sposa. Mal si sposò, sì. Lui partecipò alla creazione, all'ideazione, alla creazione di questa enorme palla. Sì, ne parlammo della cupola, sì, ne parlammo giovedì. Distrutta nel 66, ai noi. Ai noi. Ai noi, distrutta nel 66, ai noi. Ai noi, anche noi. Non possiamo goderne dell'enorme palla. Rotolò forse sull'impiantito? No. No, venne giù proprio. Se ne cadde. Sì, se ne cadde la palla del Duomo e fu un disastro. Un dramma. Un dramma. Di fronte a questa caduta della palla, non prende freddo. No, perché questo è un momento drammatico quando se ne cadono. Qui c'è uno iato. Aia. Qui, se lei osserva attentamente... C'è uno iato. Dov'è lo iato? Nella vita, nella carriera, nella ideazione fantastica e cromatica del Giovan Battista. Pensavo la vita del Grana si divide in due grossi. Prima della caduta. Prima della caduta della palla. Palla del verdicchio. Dopo la caduta. Ma di chi era questa? Era un'opera a palla. Quattro mani, evidentemente. Ah, per fare una sola. Una palla sola, ma ci si misero in parecchi, perché a bottega del verdicchio lavoravano. Una palla enorme. Fior di. Pallonari, come dire? No, fior di artisti, cesellatori dell'epoca, valenti peraltro. Ecco, quindi ci si misero in quattro per fare questa palla. Dalla caduta della palla, il Giovan Battista Grana, in conseguenza di questa caduta, viene colto da sgomento. Me lo credo. Come dice il Vasari. Come dice Vasari? Fu colto dal suo periodo iconoclasta. Ma dai! Decide improvvisamente di abbandonare la pittura, abbandonare l'arte e decide di distruggere. No. Tutte le opere che aveva lasciato dietro di sé nei primi 150 anni di vita della propria carriera. Diciamo così, longevo il nostro... Comincia a percorrere freneticamente le tappe della sua esistenza. A rivederle come in moviola. In preda alla follia, fisicamente, tappa dopo tappa, e distrugge tutte le pali, come dice il Vasari. Tutte le pali. Come dice il Vasari? Come dice il Vasari? Il Vasari dice, vedevasi il miserrimo come ossesso correndo a guantar l'opere sue. Le pale. E gridando girar le pale a ventola. Non è vero, professore, che il Vasari... Roteandole sul capo e gittandole in terra, pesticciarle e sputazzarle. Che schifezza, professore. Queste cosacce faceva il nostro... Ed è per quello che poche opere del Grana sono giunte a noi integre. Perché molte pale le ha distrutte lui. Le ha distrutte. Questo giramento... A vortice, le distruggeva e le buttava spesso in terra giù da dirupi anche. Giù dai dirupi! Buttava giù le pale dai dirupi. Ed è per questo che a noi sono giunte solo alcune crostacce di parmigiano, per lo più copie. Di bassissimo, di infimo livello. Che peccato! Sì, una grossa perdita. Tutta la parte migliore se n'è andata. Quelle poche opere autentiche di parmigiano, io consiglierei, dati i tempi che corrono, di custodirle ben bene, fare attenzione, perché ultimamente ci sono stati parecchi furti di parmigiano. Dai. No, di parmigiano, di opere d'arte. Ah, pensavo soltanto di... Sì, infatti leggo qui sui giornali, professore, che per esempio un Tiepolo è stato prima rubato e poi, e poi restituito. Era, ma non Tiepolo. È l'unico. Era un Tiepolo. Era un piccolo Tiepolo, adesso non andiamo a guardare. Ma non soltanto un Tiepolo, anche altre opere d'arte sì, quindi sono soggetti. Attenzione, attenzione, professore, dia un consiglio. Se avete un parmigiano in casa. Anche un'intera
se avete un parmigiano, riponetelo. Dove si mette? Però attenzione, il parmigiano soffre il caldo e il secco. Quindi vuole il fresco. Per la sua particolare tecnica di lavorazione, la famosa colletta di cui parlammo tempo addietro. La colletta del parmigiano, cioè, il chiaro d'uovo, no, la colla. Ah, pensavo che ognuno desse una cosa di soldi. La vernice, no, ma per carità di Dio. Pensavo che ognuno pagasse il succo di carciofole, si ricorda tutta la storia? Sì, come no, non mi spugno, perché non sappia. Quindi il parmigiano autentico soffre il secco, per cui avvolgetelo sempre nel cielo, se è possibile, in una pezzuola umida. Sì, così il pezzo rimane, si conserva decisamente. Senta professore, meglio. Ma come va servito? Oltretutto d'estate il parmigiano suda. se voi notate attentamente, questa è un'altra qualità delle opere, delle pale di parmigiano. Sì. Voi notate attentamente, soffre il caldo. Sì, sudicchia un po', sudicchia. Come il prosciutto, insomma. Come ecco. Che c'entra il prosciutto? Un accostamento mi sembra alquanto peregrino. No, perché anche le fette di prosciutto, professore, se lei ci fa caso, col caldo, assumono come un'aria un po' sudata. Ma cosa c'entra il prosciutto col Giovan Battista Grana? No, ne parlavo l'altra sera a cena con il professor Sgarbi. Non pronunci quel nome, la prego. Ma perché lei insiste a farmi del male? Lei ha capito che questo è un mio punto debole, ormai via, giù la maschera. Lei continua a citare quel bambacione fra Loccone, Sellerone e Capacchione del professor Sgarbi. Io lo sfido a duello. Ah, come lo si vuole incontrare col professor Sgarbi? Faccia a faccia. Oh, finalmente! Io gli taglio tutti i capelli al professor Sgarbi. Ci sarà un coup de théâtre. Alla forbice lo voglio sfidare. Alla forbice da barbiere. Grazie professore di essere venuto nella nostra trasmissione. Lunedì altro appuntamento, sempre per le sue preziose tappe dell'escursus critico su Giovan Battista Grana, detto il parmigiano.